benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a affrontare la lezione numero 4 della mia dispensa SLAP. Abbiamo già visto le altre tre lezioni. In questa quarta andiamo a far usare al pollice due corde diverse, passare da una all'altra. Quindi le note sono sempre come al solito semplicissime. Abbiamo Sol sulla corda appunto di Mi, tasto 3, Si bemolle. Sulla corda invece di La, tasto 1, poi il Fa di nuovo sulla corda di Mi e il Do di nuovo sulla corda di La, tasto 3. Quindi qua, come al solito, abbiamo gli ottavi, quindi figurazioni semplici perché dobbiamo tirare fuori questo suono di pollice con il rimbalzo, con lo stoppare le note quando cambiamo corda. Quando passiamo dalla corda di Mi, quindi tra il Sol e il Si bemolle, nel Sol non devo stoppare perché comunque, allora, quelle sotto vado un pochettino con le mani, con la mano a non farle risuonare. Quelle sopra non ne ho, a meno che tu non abbia una quinta corda, e quindi c'è un problema minore quando fai la corda di Mi. Quando passi a Si bemolle, il tuo palmo, almeno il mio palmo, va ad appoggiarsi sulla corda di Mi. Allora, una cosa che abbiamo detto è quando cambiamo corda non cambiare l'angolazione del pollice. Questo no, quando cambiamo corda, perché altrimenti colpisci in una maniera diversa. Cioè, può anche essere giusta colpire così, se quello è il tuo stile, però quando cambi devi mantenere comunque l'angolazione. Questo perché? Perché devi sempre colpire nello stesso modo. Per meccanizzare il movimento deve essere sempre uguale. Dobbiamo essere alla ricerca del movimento perfetto, come un golfista che ha lo swing e deve sempre colpire nello stesso modo, fare le stesse cose per avere appunto quel tiro fantastico su cui si lavora. E sul basso le analogie sono anche tante. Quindi noi facciamo il Sol, quindi anche qua ricordo note lunghe inizialmente per cercare appunto il suono, poi in un secondo momento si possono anche stoppare con la mano sinistra, ricordo sempre la destra colpisce sempre, anche le ghost che vengono negli altri quattro esercizi qua sotto. La mano destra deve colpire come se fosse una nota reale e la sinistra che deve andarle a controllare. Quando inseriamo appunto quindi queste ghost, prima una, poi due, poi tre e poi c'è la combo finale che poi vediamo, allora noi andiamo a fare 1, 2, 3, stop, 1, 2, 3, ghost e ritorniamo. Quindi passiamo sempre dalla corda Mi alla corda La, su e giù. La cosa su cui devi lavorare è questa. Prova anche a registrarti dei video, guarda se in effetti il pollice segue oppure se cambi la posizione e poi soprattutto ascolta gli audio. Se hai un sotto vuol dire che non stai stoppando bene probabilmente la corda di Mi. Allora andiamo a vedere l'esercizio con i bassi incipit come negli altri. Lo prendo a 100 bpm. Partiamo, il primo giro lo fa lui, gli altri tre lo facciamo noi, poi si cambia e si passa al secondo, poi terzo, quarto e quinto. Prima te lo faccio sentire. Parte lui. Entriamo noi. Una ghost. Ok,
combo, una e una. E andiamo a terminare. Ok, chiaramente questo è solo un piccolo passetto, tu devi partire da 70, andare su nelle basi senza basso, puoi sentirti il basso come deve suonare in un esercizio dove suona tutto, oppure usare questi incipit a tre diverse velocità. Ti ricordo, se vuoi scaricarti questo metodo qua, vai sul mio sito www.carlochirio.com, ebook, Dispensa Slap, trovi questa pagina, a fondo pagina puoi scaricare gratuitamente i PDF, quindi se poi ti arrangi con le basi puoi usare delle batterie normali, ok, puoi tranquillamente utilizzare tutto il metodo. Il mio consiglio però è quello di prendere le basi, ho preparato più di 100 basi, 400 mega di MP3, in cui proprio lezione per lezione vieni seguito e coccolato per studiare al meglio, per venire invogliato a esercitarti e migliorare questo suono del pollice. Basta fare una donazione minimo 3 euro con PayPal, lo voglio di qua, e riceverai tutto il materiale PDF più audio. Bene, io ti ringrazio e ci vediamo poi al prossimo video. Grazie ancora, a presto Carlo, ciao.